Io purtroppo devo dire ancora aggiungere questo, che come cattolico sono veramente rammaricato, perché devo essere sincero, devo essere onesto, la cristianità in questo è veramente molto, molto assente, interessante. La cristianità, diciamo che la setta ha fatto un gran bel lavoro in Europa, spingendo masse di, prima creando delle leggi e poi spingendo delle masse di disperati. Molti sono veramente da aiutare, molti sono da aiutare, molti vengono per delinquere e in ogni caso si crea una situazione in Italia, e io l'ho visto da Palermo a Roma a Torino, in cui la gente è esasperata, esasperata, e viene creata grazie poi ai vari Mag di Allam e pennivendoli di questo genere, viene creata questa arabofobia, questa islamofobia spinta, che fa fare alle persone di tutto l'erba un fascio, quindi tra un marocchino che spaccia droga e un pakistano, un palestinese, sono tutti arabi, sono tutti musulmani, sono tutti da cacciare. Poi fanno le campagne per fare le campagne di pace, le missioni di pace, e tutti quanti si sentono. La cristianità è stata fagocitata. E posso capire che l'Islam ce l'abbia in certi momenti, in certi casi con la cristianità, perché quando noi vediamo un presidente Bush che si affaccia col prete di fianco, benedice l'America, Dio benedica l'America, e manda i bombardieri ad ammazzare in nome della democrazia popolazioni per lo più islamiche, perché bisogna fare i conti con la realtà. Io sono un cattolico, molti di voi sono cattolici, ma non possiamo ignorare una realtà. La maggioranza del Palestina e nel mondo arabo medio orientale è musulmana. Con loro ci bisogna rapportare. In Libano l'hanno capito, per esempio le fazioni sciite di Hezbollah sono alleate con i cristiano maroniti, hanno capito l'inganno che ci vogliono far scannare gli uni con gli altri, i cristiani. Purtroppo la cristianità non l'ha capito, è diventata giudeizzata, è diventata shoahizzata, una massa melassosa. L'Islam invece in alcune roccaforte, non in generale, è rimasto ancora uno dei pochi ostacoli a questa globalizzazione, a questa mondializzazione, che deve disgregare, smantellare tutte le tradizioni del mondo per fare questa melassa per costituire questo governo unico mondiale. Noi facciamo, come cattolici facciamo la nostra parte, i fratelli islamici fanno la loro. Dobbiamo cercare di fare un fronte comune in questo senso. Vi invito quindi a prendere i bigliettini, a prendere contatto e unirvi ai prossimi pellegrinaggi che faremo. Come cattolico mi sento privilegiato nella visione nella comprensione di quello che sta succedendo, non solo in Terra Santa, ma nel mondo intero, in quanto la mia è una visione escatologica e mi porta a capire le radici del problema, che vengono da molto lontano, non sono nati semplicemente con il sionismo. Però noi abbiamo anche una certezza, che le porte inferi non prevalgono. Grazie.